Conte, a cui deleghiamo la presentazione alla fine di questo incontro. Grazie Nino, e veramente un saluto calorosissimo a tutti voi che siete qui per un incontro che io ritengo di grande importanza. Voglio dare anche un caloroso benvenuto all'avvocato Samuele Animali, che è presidente dell'Associazione Antigone delle Marche. Un saluto cordiale agli amici, ai carissimi amici, dottor Giorgio Magnanelli, presidente dell'Associazione del Monda Quadretti, che da molti anni si spende attraverso un volontariato incessante, intelligente quanto fattivo, per i detenuti del carcere di Fossombrone, e al dottor Giovanni Santarelli, direttore del giornale Mondo a Quadretti, cioè un giornale ideato da Giorgio e scritto dai detenuti stessi. Grazie a voi qui presenti a questo incontro, voluto particolarmente desiderato dalla cattedra per l'importanza dell'argomento messo a tema. L'argomento è quello della giustizia, e a volte dopo queste due parole ci mettiamo un punto interrogativo: giustizia giusta? Io ho sempre creduto che la giustizia non sia una figura retorica, una condizione precaria, ma la nostra compagna di viaggio, la nostra radice autorevole, in quanto ciascuno di noi consegna il rispetto alla vita con il suo valore, con la sua relazione. Quante volte siamo stati interpellati da questa domanda? Ma quale giustizia alberga nel cuore della società? È il lettore che è Vito in Serra. Quindi vi auguro a tutti un buon ascolto e poi spero anche sia sollecitante e quindi ci siano anche tanti interventi ai quali poi daranno risposte i nostri relatori. Buonasera e buon ascolto. Messo in cattedra, in questo incontro ha una connotazione particolare che lo differenzia dalle numerose altre proposte presentate in questi anni dalla Cattedra del Dialogo. Il libro che presentiamo è il racconto autobiografico, come diceva Irene, di Carmelo Gallico, esponente di una nota famiglia calabrese di Malamorti vicino a Panni, che, come si legge in prefazione, più che un luogo è l'emblematica rappresentazione di una Calabria di 'Ndrangheta e faide, dove chi non muore ammazzato muore in galera. Il libro si sviluppa a più livelli, affiancando la descrizione dell'ambiente. Speriamo possa essere un'occasione per approfondire insieme temi quali la situazione della giustizia nel nostro paese, il nesso tra la colpa, la pena e la riconciliazione, a partire dalla vicenda reale di un protagonista. Bene, passiamo subito alla parola a Giorgio, che ci tratterà per 20 minuti a parlarci del libro di Carmelo. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stata vittima. Dette il nome, il cognome, i connotati dei malandrini e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata apparvero subito due can mastini vestiti da gendarmi. Allora il giudice, accennando Pinocchio ai gendarmi, disse loro: «Quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro, pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. E prima e meglio di ogni altra mia considerazione distilli e stigmatizzi al meglio quella che è la situazione della giustizia nel nostro paese. È mia abitudine, chi mi conosce lo ha notato anche in altre occasioni, è attingere da testi poco probabili e assolutamente non convenzionali per fare sintesi su un tema, su un problema. Ad esempio, quando mi capita di parlare di borsa, di finanza, cito sempre l'esempio di Mary Poppins, in cui Mr. Banks accompagnava i suoi bambini nella banca in cui lavorava. Si scatena il panico in questa banca quando Michael, il piccolino, cerca di farsi restituire dal vecchio Davis, che è il proprietario della banca, i 2 penny con cui voleva comprare il miglio per i piccioni e che invece il banchiere vuole usare per fargli aprire un conto corrente. Casualmente
le grida di Michael sono sentite da due anziani clienti della banca che, preoccupatissime, si affannano a ritirare tutti i depositi. Anche gli altri clienti, vista la reazione di queste due donne, corrono a ritirare il loro denaro. È il panico, scatenato apparentemente senza ragione, che crea i disastri e le crisi mondiali a volte. Mi sembra, così l'ho citata proprio per analogia con il passo di Pirocchio, la più geniale definizione e descrizione dei meccanismi della finanza e dei rumors di borsa che abbiamo escluso dall'amnistia. È anche curiosa, insomma, passatemela questa battuta, è vagamente inquietante la presenza di questo giovane imperatore ambizioso, presuntuoso, che ha riportato questa gran vittoria sui suoi nemici. A volte ritornano anche nella realtà questi giovani imperatori presuntuosi e ambiziosi, come questa situazione di questo paese, di questa città a chiappa citrulli, anche questa leggermente imbarazzante se vogliamo leggerla come metafora del nostro paese, ma tant'è. Non a caso, quando ho fondato 12 anni fa con alcuni amici l'associazione Mondo Quadretti per svolgere l'attività di volontariato all'interno della casa di reclusione di Fossombrone, ho scelto come logo proprio Pinocchio fra i gendarmi. Pinocchio è un amico che ho conosciuto alcuni anni fa proprio durante il mio volontariato con Mondo a Quadretti. Era detenuto a Fossombrone con pene varie, scontate e da scontare, di quasi 15 anni per reati connessi all'associazione mafiosa. Carmelo trascina dalla nascita un cognome ingombrante, troppo ingombrante. Gallico è una famiglia di palmi che richiama una scia di oltre 40 morti legati alla faida che per 10 anni ha visto contrapporre la sua famiglia a quella dei Condello, faida che, come nella migliore e più classica delle tradizioni, nasce da futili motivi. L'ombra tragica di questo cognome Carmelo la scopre a 15 anni quando gli uccidono uno dei suoi fratelli, Alfonso, in un agguato. Qualche anno dopo, proprio qui vicino a noi a Porto Recanati, dove la sua famiglia si era trasferita per sfuggire alla vendetta, di notte tentano di sterminare la sua famiglia e così gli minano la casa, gli fanno saltare la casa e Carmelo si ritrova sotto le macerie, si sveglia sotto le macerie miracolosamente illeso. Vuole definitivamente tagliare i ponti con le sue origini, la sua terra, la sua storia. Vuole partire per sempre, spostarsi, trasferirsi in Australia dove vivono alcuni parenti, ma un gravissimo incidente stradale che lo tiene in coma per diverso tempo glielo impedisce. Si stabilisce per alcuni mesi a Terni per la convalescenza e quindi torna in Calabria. Il turbine delle vicende della sua famiglia lo inghiotte e a 25 anni si ritrova in carcere, quasi naturalmente, quasi come se la sua vita, la sua storia non potesse avere un'evoluzione diversa, quasi come se fosse un qualcosa di scritto, se non ci fosse scampo alla sua vicenda. Seguono i primi processi, condanne, assoluzione, pene comunque da scontare. Nel frattempo arriva Fossombrone, qui lo conoscete tutti, è il cappellano mitico della casa di reclusione di Fossombrone, conobbe a Fossombrone Carmelo e lo invitò a tenere questa relazione ufficiale, questo importante convegno internazionale sui diritti delle persone detenute. Per alcuni anni, grazie a permessi che gli sono stati appositamente rilasciati, l'ho accompagnato insieme a Don Guido in giro per l'Italia, due opere. Anche la sua storia personale è drammatica e non poteva essere diversamente. Vive quasi essenzialmente dietro le sbarre, quindi dentro il carcere, due successive coinvolgenti ed epistolari storie d'amore con due ragazze dolcissime, Sara e Allegra, che si interrompono drammaticamente con la morte di entrambe per un malusso nell'isola di Favignana, in una cella posta 10 metri sotto il livello del suolo, ovviamente senza finestre. Un vero viaggio all'inferno in una casa di lavoro che, eredità del fascismo, che io pensavo non esistesse più neanche in Italia,
come istituto di pena, invece esiste. Chi leggerà il libro potrà leggere lo straziante racconto della sorte dei suoi compagni di detenzione, poi di nuovo a Brescia, in libertà vigilata, poi di nuovo in carcere, questa volta in carcere a Brescia, al Canton Mondello. Qui, nel giugno del 2010, in preda alla più assoluta disperazione, come estremo gesto di ribellione e paradossalmente di riscatto verso chi sta giocando con la sua vita, tenta il suicidio tagliandosi contemporaneamente la gola, la carotide, recidendosi la carotide e le vene. Ormai in fin di vita viene salvato in extremis da un coraggioso intervento degli agenti di polizia penitenziaria. Il racconto raggelante e drammatico di questo tentativo di suicidio è descritto dettagliatamente, minuziosamente, con dei particolari sconvolgenti nel libro. Io vi confesso che non sono riuscito a leggerlo fino in fondo. Già, il sangue, il vero protagonista di questa storia. È nel sangue la maledizione delle colpe dei padri, è nel sangue la maledizione del nome. Ed è il sangue che vuole chi cerca vendetta. È nel nome del sangue che si celebrano le peggiori ingiustizie. La mia mano, guidata da quella parte di inconscio che nasconde sempre un qualche significato simbolico nelle nostre azioni, non poteva quindi che cercare il sangue sotto una lama per esprimere le parole che mi urlavano dentro. Ecco, prendetevelo questo sangue maledetto. Nutrite la vostra sete di vendetta e di falsa giustizia. Ecco che scorre via questo sangue maledetto e non ci ho odio né più amore. Non ci sono colpe né più maledizioni. Prendetevelo questo sangue maledetto, ladri di sogni e ladri di vita. Non siete migliori dei peggiori assassini che puntavano il bar e premevano grilletti. Scorri via da me, sangue maledetto, e portati il nome, il padre, la storia e il ricordo di questa disgraziata famiglia, di questa terra che non ha amato i propri figli e gli ha dato conoscere solo lutti e galera. Bastone dalla sevizia del suo padrone. Ecco cosa avevo fatto io. Avevo avuto paura, così tanta da perdere ogni lucidità e salire sul primo treno che mi portava via da un incubo. E questo treno Carmelo lo portava in Spagna e associazione a delinquere di stampo mafioso. A seguito di questa condanna ora è detenuto a Cuneo in regime di 41 bis. Tutti i suoi fratelli e sorelle sono morti o in carcere, tre sono all'ergastolo. La madre di 87 anni è agli arresti domiciliari. Con lei, in casa, ora, c'è solo il genero, anche lui ai domiciliari perché è gravemente ammalata. Fino a poco fa, fino a qualche mese fa, c'erano i due nipoti, i figli di Teresa, i figli della sorella. La giustizia, che come gli assetati di vendetta della faida, chiedeva ai figli di pagare le colpe dei padri e compiva in suo nome il massacro che le lupare non erano riuscite a portare a termine. Ma di fronte a ragazzi di 16 anni abbiamo il dovere di sperare, di continuare a sperare. C'è poi questa macchia, per me tristissima, gli arresti, ancorché domiciliari, della sua mamma 87enne, che ai miei occhi sono una vera e propria infamia. Povera donna, ormai usciva di casa solo per andare al cimitero. Lei il dovere di madre e di moglie, che non poteva mai sentirsi stanca, mai ammalarsi. E lei il simbolo del dolore, della tragedia di questa storia. Ha pianto la morte di un figlio, ha passato notti di attese e di paura che non conoscevano giorno, pensando a quei figli che vivevano nell'oscurità della latitanza e nel rischio della morte, e ha speso lacrime nei viaggi da una prigione all'altra quando li avevano arrestati. Nessuna festa in quella casa, e quando apparecchiava la tavola mancava. E Carmelo è sicuro, sicuro, assolutamente sicuro di vedere riconosciuta la sua innocenza in secondo grado. E magari domani potrà essere di nuovo
nonostante tutto quello che avete sentito, tutto quello che abbiamo detto, potrà essere di nuovo un uomo libero. È assolutamente sicuro di essere liberato domani, perché dice: qualsiasi occhio minimamente terzo, qualsiasi mente minimamente serena, oggettiva e onesta, non può che non riconoscere l'evidenza delle carte, l'evidenza della mia innocenza. Io ho sempre cercato in questo periodo di farlo stare con i piedi per terra e di far sì che non si illudesse più di tanto, ma il rischio, e ovviamente lo dico tra virgolette, che questo nostro Stato, culla del diritto e patria di Cesare Beccaria, gli dica: guardi Gallico, ci siamo sbagliati sul suo conto, lei è innocente ed ora è un uomo libero, è un rischio davvero reale. Carmelo si è sempre drammaticamente e disperatamente dichiarato innocente. Lo ripeto, è come un mantra ossessivo per un'intera pagina, come incipit del libro. Io sono profondamente convinto che lo sia e che paghi solo la colpa di ritrovarsi inchiodato, direi crocifisso, se non temessi di usare un termine eccessivo, al suo cognome, alla sua famiglia, da cui tuttavia ha sempre cercato di affrancarsi, ma a volte, ancorché per amaro paradosso, ho davvero intimamente sperato che fosse colpevole, perché se fosse davvero innocente, quello che la giustizia di questo paese, mi ripetevo, gli ha inflitto sarebbe una persecuzione assolutamente intollerabile, inaccettabile, troppo, troppo disumana, indegna di un paese civile, e griderebbe davvero non giustizia, ma vendetta al cospetto di Dio. Di sicuro non ha reati di sangue sulle spalle, e altrettanto di sicuro il suo sogno di una vita normale si è infranto contro una giustizia prevenuta. È un Gallico, non può non essere colpevole. Contraddittoria, sentenze di condanna, assoluzione, condanna, senza soluzione di continuità, e pasticciona, atti processuali di esiziale impatto per la dimostrazione della sua innocenza andati persi, chissà come, chissà dove, chissà perché. La vicenda di Carmelo mi pare un'icona formidabile e paradossale della situazione della nostra giustizia. Per stigmatizzare in maniera del tutto laconica e didascalica, asciutta, ma forse per questo più efficace, l'essenza della giustizia nel nostro paese, mi basta semplicemente citare il titolo di due libri scritti di recente da magistrati, quindi non da anarchici e sovversivi, ma da magistrati: Giustizia relativa e pena assoluta di Silvia Cecchi, sostituto della Procura della Repubblica di Pesaro, e Forte con i deboli di Livio Pepino, già consigliere di Cassazione. Due titoli, un promelo per sollevare lo sguardo dalla disperazione e dall'angoscia che inesorabilmente hanno rischiato di annichilirlo, ha deciso di raccontarsi fino in fondo e mettersi a nudo fino in fondo. Vita in un drammatico sogno a 15 anni. Non a caso, infine, Carmelo accompagna tutta la narrazione con la presenza discreta ma determinante del piccolo principe, che funge da vera e propria coscienza narrativa del protagonista. Ero come l'onda del mare, che si alza, si increspa, si infrange sugli scogli, si allunga sulla battigia bramando riposo ed è già di nuovo in alto, di nuovo schiuma sugli scogli. La voglia di leggere questa, il racconto di questa storia. Carmelo ha una storia drammatica, ma ha anche la capacità, non presente in tutti, in tanti altri che hanno vissuto storie simili, di raccontarla, proprio sfiorando la bellezza del genere letterario. Quindi ha anche una connotazione di lettura molto, molto particolare, molto bella, anche abbastanza rara. Tant'è che quando, non ha detto Giorgio, quando ricevette i premi, soprattutto il Bancarella, si accorsero dopo che era un detenuto. E questo destò ovviamente una poca sorpresa da parte del giurato, anche perché c'era come premio di questo Bancarella un viaggio a Parigi. Ovviamente per un detenuto non è la cosa più semplice andare a fare un viaggio a Parigi. Quindi è disponibile questo libro, è già presentato all'inizio,
residente di Antigone, quindi lavora da diversi anni nel settore delle carceri. Tra l'altro io l'avevo conosciuto in un suo ruolo precedente, che mi pare importante ricordare, è stato il difensore civico, l'ombudsman delle Marche fino a qualche anno fa, quindi un uomo di esperienza, oltre che avvocato, quindi un uomo di diritto, di legge, a cui abbiamo chiesto di raccontarci, partendo dalla sua esperienza, l'aspetto più legato alle situazioni delle carceri, al problema della giustizia. E con questo così completiamo il quadro di questo dialogo che questa volta abbiamo voluto raccontare sotto forma di dialogo con questo mondo così diverso, così difficile anche da comprendere, qual è il mondo dei detenuti. Samuele, a te la parola. Grazie. Dunque, io non ho conosciuto Carmelo Gallico se non dalla lettura del libro, quindi partirei da un consiglio di lettura e partirei dal libro per parlare delle carceri, visto che oggi di questo libro che stiamo parlando. Il consiglio di lettura è che secondo me questo libro va letto come un ipertesto. In che senso? Nel senso che accanto al libro consiglierei di andare a vedere le immagini su YouTube, gli articoli che si ritrovano su internet, le interviste per le storie maledette di Francesca Leosini, lo sconcerto di fronte al mafioso che vince premi letterari, il boss poeta, la diretta dell'arresto di cui parlava Giorgia Magnanelli, trovate tutto su internet. E dicevo di andare a leggere anche questo perché in qualche maniera vi dà l'idea del contesto dove questa storia, all'interno del quale questa storia va inquadrata, un contesto anche diciamo di piuttosto rilevante, nel senso che ci ritrovate anche nemmeno tanto sotto traccia quei rapporti che ci sono tra malavita e finanza di cui parla Saviano, ma parlano anche tanti altri. In Bignami la storia del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. Lì c'era una droga, una pozione che separava dentro questo personaggio il bene dal male, e qui la stessa funzione che ha questa droga viene dalla scrittura. Cioè la scrittura ci dà uno sdoppiamento rispetto all'immagine di Carmelo Gallico, da una parte quello che lui racconta di sé, l'autobiografia, dall'altra quello che raccontano le veline della polizia, le cronache giudiziarie, le sentenze dei processi, non tutte perché in realtà, come abbiamo visto, la Cassazione ha cambiato al discorso che si può fare sulla regola del sangue. Edipo in effetti è l'archetipo della maledizione del padre che ricade sui figli, e lui in questo senso è Antigone, non a caso che è anche il nome della nostra associazione. Antigone è colpevole e innocente allo stesso tempo. È colpevole perché va contro la legge che viene data dallo zio Creonte, che è re di Tebe, va contro la legge, e allo stesso tempo è innocente perché non può fare altro, perché deve obbedire alla legge del sangue, proprio come Carmelo dice di sé nel suo libro, non che lui abbia commesso reati di sangue. Quello che gli viene imputato però è il fatto di avere lo stesso sangue che è assolutamente all'origine della faida, all'origine dei crimini che vengono commessi in nome di questo sangue, in nome di questa famiglia, in nome di questo cognome. Ne risulta, dentro il testo di Carmelo Gallico, anche una riflessione sull'ambiguità del concetto di colpa. L'ambiguità del concetto di colpa perché, proprio come in Edipo, i crimini non possono essere cancellati. Esigono riparazione, a prescindere dalla colpevolezza dell'individuo. E quindi ne viene fuori che la verità non ha importanza dentro una storia di questo tipo. Come nel film Rashomon, non so se vi ricordate il famoso film di Kurosawa, dove ci sono quattro personaggi che raccontano, guarda caso anche lì, di un reato, e raccontano quattro storie diverse, e alla fine del film noi non sappiamo quale di queste quattro storie sia vera, perché ciascuno l'ha vissuta dal suo punto di vista, e ciascuno dal suo punto di vista ha raccontato la verità,
questo significa che non esiste la verità, ma esiste la verità processuale, esiste la verità dell'autobiografia, esiste la verità del testimone che vede quello che sta succedendo. È un po' la domanda di Pilato, no? Pilato dice: che cos'è la verità? E vi ricordate qual è la risposta? La risposta è: io sono la verità. La verità non è una cosa, la domanda è sbagliata da questo punto di vista. La verità non è una cosa, ma la verità è una persona. Che il buono e il cattivo, il bene e il male stanno dentro di noi, proprio come dentro il dottor Jekyll, che pensava di poterli separare attraverso questa sostanza che aveva scoperto, e non a caso alla fine si suicida, proprio come tenta di fare Carmelo. Il carcere dovrebbe essere al contrario uno strumento per ricongiungere i buoni e i cattivi, o meglio ricongiungere le persone alle persone, non per separarle. Voi sapete che la giustificazione della pena si basa su tre funzioni sostanzialmente. C'è una funzione preventiva, una funzione retributiva e una funzione riabilitativa. Per essere precisi, la funzione preventiva può essere una funzione preventiva generale o una funzione preventiva speciale. La pena serve per prevenire che venga commesso di nuovo un reato, sia che quella persona commetta l'errore della propria vita, ma è soggetto H24, finché dura la pena, alle regole che gli vengono imposte, e non può decidere nulla di sé e per sé. È un'esperienza deresponsabilizzante per tutta la società che sta intorno al carcere. Non è un caso che gli istituti penitenziari vengono sempre, quelli nuovi, ci fate caso, vengono messi lontano dalle città, quasi a nascondere l'istituto penitenziario, il luogo dove queste persone scontano la pena, ma quasi a nascondere queste persone che scontano la pena. Le persone vengono allontanate di un criminale, si dice, debbono metterli in una cella e buttare via la chiave in modo tale che ci si dimentichi di lui. C'è una contraddizione forte dentro questo modo di intendere la pena, in particolare di intendere il carcere, anche perché se è vero minimamente quello che ho appena detto e se è vero quello che ci dicono i filosofi del diritto, la pena nasce proprio per proteggere il reo. La pena, e in questo senso il libro di Gallico è anche per questo interessante, nasce come un modo per evitare la vendetta, nasce come un modo per evitare la legge del sangue, per superare la legge del sangue. Cioè il carcere è un modo per evitare che ci si faccia giustizia da soli. C'è un'autorità che arbitra della giustizia, perché farsi giustizia da soli minerebbe alla base la possibilità dell'esistenza di una comunità. Cioè la comunità esiste nella misura in cui c'è un contratto sociale e nella misura in cui chi viola questo contratto sociale è punito da un'autorità superiore costituita attraverso il contratto sociale. Qui, in questo senso, la pena nasce esattamente per proteggere il reo dalla vendetta da parte dei singoli cittadini, dei gruppi di cittadini, della comunità che si potrebbe vendicare sul reo. Nasce appunto contro la legge, il concetto viene attribuito generalmente a Voltaire, dice: fatevi vedere le vostre carceri, non i vostri palazzi, perché da come trattiamo le persone in carcere possiamo vedere se stiamo all'interno di una comunità che si fonda sulla democrazia, ovvero all'interno di una comunità dove non c'è democrazia, perché le persone non vengono trattate come individui, come persone, non viene rispettata la loro dignità. E purtroppo in Italia ci troviamo in una situazione che è esattamente sul margine di questa distinzione tra rispetto della dignità dell'uomo e mancato rispetto della dignità dell'uomo, tra democrazia e non democrazia.
L'Italia è stata condannata dal 2008 17 volte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per 17 motivi diversi. Le condanne sono molti di più, ovviamente, perché molti di più la gente che ha fatto ricorso. L'ultima più famosa è la Torreggiani, che risale al gennaio del 2013, in cui la condanna riguarda proprio il trattamento disumano e degradante, quindi violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, che è stato riservato ad alcuni detenuti che hanno fatto ricorso e se ne sono visti accogliere questo ricorso. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia con una sentenza pilota. La sentenza pilota è un meccanismo attraverso cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci dice: attenzione, noi vi abbiamo condannato, vi abbiamo spiegato perché vi abbiamo condannato, questa è una sentenza pilota, perché noi di ricorsi come questo ne abbiamo, direi proprio a centinaia, sono diventati tanti. Se voi fate un giro per le carceri sentite che la metà dei detenuti hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non che tutti questi verranno assolti, verranno accolti, ma sicuramente se il principio è quello, perché alla fine il trattamento disumano dipende da condizioni strutturali delle nostre carceri, che, come vi dirò tra un attimo se c'è tempo, oppure magari risolviamo questa cosa alle domande, non è che sono poi tanto cambiate da una a questa parte. Vi dicevo, la Corte Europea ci dice: attenzione, vi do un anno di tempo per rimediare a questa situazione, altrimenti arriveranno altre condanne, e quindi saranno altri soldi che l'Italia dovrà sborsare, ma non è la questione dei soldi, è quello che c'è dietro che è importante. Cioè l'Italia è condannata per trattamenti disumani e degradanti. Sono qualcosa che in qualche maniera è ingiusto, in realtà probabilmente è l'unico motivo per cui è l'unica cosa, una delle poche cose che funzionano in questo momento all'interno del sistema. Soprattutto vi accorgereste, frequentando le nostre carceri, che il contenimento viene effettuato con tutti i mezzi possibili, ivi compresi i medicinali. Nei carceri c'è un consumo spropositato di antinfiammatori e di psicofarmaci. Perché? Perché le malattie vengono curate con le aspirine, con le tachipirine, con queste robe qua. Perché portare un detenuto fuori costa, perché le liste d'attesa sono lunghe, per tutta una serie, perché rompe le scatole, sentire gente che si lamenta all'interno, per tutte queste serie di motivi qui, e in carcere ci sta gente che ha problemi di tipo psichiatrico, più o meno conclamati, e vengono curati, se così si può dire, ovviamente solamente con i farmaci, perché gli psicologi servono, non bastano nemmeno per fare le visite all'ingresso, quelle per evitare i suicidi. Quando una persona entra in carcere, i primi giorni sono i più pericolosi per le persone che entrano in carcere, perché è nei primi giorni che avvengono la maggior parte dei suicidi, per evidenti motivi. I suicidi dall'inizio di quest'anno nelle carceri italiane sono stati, per la precisione, ve lo dico subito, dall'inizio di quest'anno sono stati 13, nel 2013 sono stati 42 secondo il Ministero e 49 secondo Ristretto Orizzonti, perché qui funziona come per le manifestazioni. C'è il numero della questura e il numero degli organizzatori. I rilievi del Ministero sono piuttosto puntuali su tutto. Su questa cosa dei suicidi c'è qualche problema, perché alcune ipotesi di morti in carcere non sono interpretate come suicidi dal Ministero, mentre se si va a vedere le dinamiche sembrano dei suicidi. Lo stesso non corrisponde il numero di decessi per cause naturali, perché il Ministero tende a non contabilizzare i decessi che avvengono in ospedale. Cioè una persona si sente male in carcere, la trasporta in ospedale, muore in ospedale, non viene contabilizzata come un decesso in carcere. E i decessi in carcere sono stati nel 2013 153, cioè 153 persone sono morte in carcere durante l'anno 2013. Nel 2011 erano 186, c'è un tasso di suicidi di 20 volte superiore rispetto all'esterno in carcere. Ho praticamente esaurito.
del tempo. Volevo parlare un attimo del sovraffollamento in particolare che vi ho accennato un attimo fa. Il sovraffollamento sembra il problema assoluto del carcere. Tutti ci parlano del sovraffollamento come una vergogna. Anche la Corte Europea ci condanna, tra le altre, non è solo questa la condanna Torreggiani sul sovraffollamento. E per risolvere il sovraffollamento, voi sentite, ci sono tutta una serie di provvedimenti, c'è stato il decreto svuota carceri, che siccome non aveva quello del 2011, che siccome non aveva svuotato niente, se voi andate a vedere il decreto del 2013, c'è proprio scritto, ve lo leggerei per curiosità, ma comunque c'è scritto espressamente, dice, siccome il decreto del 2011 doveva svuotare le carceri, non ha svuotato niente, bisogna fare un altro decreto, perché non ha funzionato. Ma col rischio di apparire di fare un ragionamento paradossale, io vi dirò che il sovraffollamento non è il problema delle nostre carceri. Non è il problema delle nostre carceri, mi spiego, non è il problema delle nostre carceri perché il sovraffollamento è come la febbre che ci dà l'allarme rispetto ad una malattia che non è la febbre, ma è un'altra. E noi abbiamo pensato, tra l'altro con il decreto del 2010, nel decreto del 2010 c'era scritto, vabbè, siccome adesso faremo nuove carceri, però per fare nuove carceri ci vogliono 2 anni, figuriamoci, allora per un anno e mezzo facciamo uscire un po' di persone facendo un provvedimento che vale fino al dicembre del 2013, che era un calcolo diverso e più vantaggioso per il detenuto relativamente alla liberazione anticipata. Beh, non vi sto a dire le caratteristiche tecniche, però l'idea era sfogliamo un po' il carcere per un anno e mezzo, e in maniera tale che nel frattempo costruiamo nuove carceri, e con la costruzione di nuove carceri abbiamo risolto il problema del sovraffollamento. Logico, no? Sembra la cosa più logica del mondo. In realtà non è così. Non è così per tutta una serie di motivi. Il primo motivo dei quali, se volete, è banale, è che in un anno e mezzo non si costruiscono i carceri. Voi sapete che in Italia abbiamo molti istituti penitenziari che sono vuoti. Perché sono vuoti? Non sono mai stati riempiti, oppure che sono riempiti solo a metà, oppure che prima erano riempiti e poi li hanno svuotati. Anche Fossombrone è uno di questi, nel senso, Fossombrone è l'istituto, uno degli istituti meno sovraffollati d'Italia, perché ci sono meno reclusi rispetto a quelli che secondo il Ministero dovrebbe contenere.